Quindi queste due cose qui, quindi noi cosa abbiamo pensato? Nella nostra modestia, ha detto, ma se noi troviamo una rete di partner, aziende di informatiche, studi, commercialisti, possiamo fare un buon lavoro. Ovviamente bisogna, c'è una cosa che è, che è la prima, il primo aspetto che noi valutiamo, che è l'aspetto valoriale, perché noi abbiamo visto che l'accordo di partnership funzionano quando fra aziende ci sono valori comuni, condivisi, perché se i valori non sono comuni, condivisi, prima o poi i bambocci si rompono, non c'è niente da fare. Perché se abbiamo due visioni diverse, se la logica del profitto prevale sulla logica della crescita, per esempio, che è, non è che io critico una cosa o l'altra, perché vanno bene tutte e due, l'impresa deve fare profitti, però dipende sempre come si declinano questi valori, perché tutti abbiamo una logica del profitto, siamo imprenditori, però se questa prevale su quello che è il buon senso e la crescita del cliente, a questo punto noi non siamo più l'azienda giusta, ecco, quindi poi questo paga, non paga. Però l'altra volta quando ci siamo parlati abbiamo visto un allineamento valoriale, dimensionale, cioè Come guarda caso abbiamo dei clienti comuni, infatti non è eh sì. una Sì. casualità, no? Perché il cliente poi sceglie, non è che noi ci scegliamo i clienti, sono i clienti che scelgono noi. E quindi se il cliente ha scelto lui, ha scelto me, e ci tiene perché scegliere magari può essere ingannato da false speranze, poi dopo magari che vengono disilluse le aspettative, invece noi siamo fornitori Tanti anni. tanti anni e quindi su questo ci siamo trovati allineati. Dalle poche parole che ci siamo detti, però poi dalle dichiarazioni, Sì, fatti, bisogna sempre poi mettersi alla prova sul campo, no? Per vederlo. Io sono qui proprio per iniziare una prova sul campo. Quindi questo è l'aspetto metodologico. Metodologico è partnership, accordi, poche formalità, perché tanto non è che tanto scrivendo tanto si risolvono, l'accordo ci deve essere fra persone che comunque interpretano le aziende che rappresentano, però io ho visto che se si mette qui a scrivere non se ne viene fuori. Sì, Si fanno delle prove, si costruisce un accordo su dei casi reali. Allora dice, ecco, mettiamo, il primo caso va in un modo, correggiamo il tiro perché io mi aspettavo una cosa, tu te ne aspettavi un'altra, porto pazienza 1, porto pazienza 2. Alla terza vediamo che non abbiamo bene, ci siamo risparmiati tutta la parte burocratica certo. e siamo tutti a posto. Infatti così è stato, perché pochi accordi, ho detto, beh, ti faccio una domanda, ti va bene, sì, ok, tu provi a vedere come Sì, lavoro sì. io vedo come tu reagisci, è andata benissimo, Infatti. però non ne poteva anche non andare bene, ma anche andando bene si potevano verificare delle cose che non quadravano. Invece, dal mio punto di vista, la cosa è andata molto bene. Abbiamo trovato una corrispondenza, di livello, e quindi si può pensare a una fase 2.